Ciao e benvenuti a questi unboxing minuti, questa volta con Commi che ci presenterà e ci farà unboxare il suo preziosissimo e rarissimo Iron Sky, che peraltro ha una piacevole storia alle sue spalle. Se vuoi raccontarcela, come hai fatto ad averlo? Allora, mi trovavo alla GOPCON a Bologna, dove abbiamo fatto 48 ore di gioco quasi ininterrotto e in quei frangenti la stanchezza si fa sentire. Durante il gioco libero molti ragazzi vendevano i loro giochi esposti lì e qualcuno ogni tanto faceva delle aste per invogliare la gente a comprarlo. Allora, personalmente a me non interessava nessuno dei giochi che era lì esposto, però in quel frangente in cui la stanchezza si faceva sentire è venuto a fare la mia passione latente per le aste, quindi ogni tanto passavo e buttavo un'offerta giusto per partecipare a un'asta, fino a quando ho rialzato talmente tanto che prima di rendermene conto mi sono aggiudicato questa copia di Iron Sky che ho tenuto sigillata per mesi in attesa di farne qualcosa. Beh, un gioco tratto da un film ormai diventato storico, quindi è incellofanato, cercavamo un evento particolare, io direi che possiamo andare ad aprirlo. Andiamo, però piano, con calma perché è un pezzo molto raro. Certo, non lancerò nessun pezzo di questa scatola. Hai firmato, eh? Le dimensioni della scatola sono 29,5 per 29,5 e un peso totale di 1,488. Andiamo ad aprirla. Alzando il coperchio della scatola troviamo subito un regolamento direi corposissimo. Abbiamo due lingue totali, vedo l'inglese e il tedesco. All'interno ci sono ben spiegate, sembrerebbe, con tante immagini, tanti esempi, tutte le regole di gioco con illustrazioni a fianco. L'inglese arriva fino a pagina 24 precisamente, ma alla fine vedo proprio il glossario dei termini, tipi di carte speciali. Comunque, dalla prima impressione direi che il regolamento sembra completo. Poi abbiamo due fogli di fustella, il retro abbastanza anonimo. Sul davanti ci sono i vari token con dei militari, a quanto sembra. Ci sono altri token con delle navicelle spaziali, ci sono token con degli oggetti, penso dei bonus o dei malus, quindi due fogli pieni di token. Tabellone, è modulare, quindi abbiamo una prima plancia fatta in questo modo, una seconda plancia molto simile alla prima se non per il tipo di connessione e una terza plancia sempre con quella, con questi scanner. Purtroppo non so giocare quindi non so essere più preciso, chiedo perdono. Poi abbiamo qua sotto, allora, delle belle ziplock che possono servirci dopo, delle schede che sembrano schede personaggio, le illustrazioni sono abbastanza interessanti, vediamo per i diversi schieramenti, direi fascisti e americani o comunque antifascisti. Poi abbiamo due mazzettini di carte, uno per lo schieramento blu e uno per lo schieramento rosso, dopo ve li vado ad aprire così vi do anche le dimensioni, li guardiamo meglio, e due mazzettoni di carte più grosse formato poker, a quanto sembra sempre lo schieramento rosso e schieramento blu. Partiamo quindi dai mazzi piccoli, le dimensioni sono 42 mm per 63, questo precisamente è il mazzo del Quarto Reich. Sul fronte abbiamo i diversi simboli di bonus attacco-difesa, a quanto sembra, tutti ben rappresentati e stilizzati. Ci sono poi qua in fondo delle carte con delle immagini, me le metto dritte, circa delle fortificazioni, sempre in questo scenario lunare. Ricordate che il Quarto Reich ha conquistato la Luna, l'ambientazione di questo gioco è quella. Analogamente abbiamo il mazzettino piccolo per la Confederazione Mondiale, che saranno gli antagonisti, che analogamente avranno gli stessi simboli sul fronte. Ovviamente sono differenti le carte con le immagini speciali. E per finire, sempre nelle carte piccole, ci sono delle carte personaggio, in stile abbastanza dipinto, mettiamola così, fronte retro con differenti facce sul fronte e sul retro. Il mazzo di carte grandi invece è sempre diviso per dorso, a dimensione 88x63 mm. Sul fronte sono un po' meno interessanti, sono proprio solo dei simboli, cambiano solo questi sopra e questi sotto,
e in fondo al mazzo trovo queste carte rappresentanti parti della luna, suppongo, e analoghe sono quelle del Quarto Reich, sempre sul fronte, quei simboli che vi ho già fatto vedere prima. L'unica nota di colore è che sono presenti anche due carte che vi dicono saluti dal mondo lunare e veniamo in pace, che altro non sono che due finte cartoline che potrete spedire ai vostri amici. No, non lanciarlo, Teo, non lanciarlo, no, no! Unboxing completo!